Dall'altro ieri, il direttore sanitario dell'ospedale di Locri, Salvatore Barillaro, ha disposto una drastica riduzione dei posti letto del reparto di cardiologia UTIC, portandoli da 16 a 4. Questi sono stati poi suddivisi due in cardiologia e due in UTIC. A lanciare l'allarme con una nota sono stati il responsabile aziendale e la segretaria territoriale della FSI, Federazione Sindacati Indipendenti, rispettivamente Antonio Taccone e Emanuela Barbuto, che evidenziano di non riuscire a comprendere le motivazioni della riduzione. E questo perché, così scrivono nella nota, nella disposizione del direttore sanitario ospedaliero non vengono riportate le motivazioni che hanno indotto il direttore sanitario Salvatore Barillaro a sopprimere drasticamente i posti letto, riducendoli dagli attuali 16 posti a soli 4, 2 in UTIC e 2 in cardiologia, senza neanche indicare un limite temporale, e questo nonostante la presenza in organico di 19 infermieri, 4 OS, un ausiliario e 6 medici cardiologi. Secondo i sindacalisti della FSI, la decisione del direttore sanitario rappresenterebbe l'ennesimo sopruso contro i cittadini utenti della Locride bisognosi di cure, che sarebbero gli unici a pagarne le conseguenze, dal momento che in caso di necessità si vedrebbero costretti a rivolgersi presso altre strutture ospedaliere. Al vertice aziendale cui è indirizzata la nota, la segretaria Barbuto e il responsabile aziendale Taccone chiedono la revoca della disposizione e i doverosi provvedimenti necessari a garantire il diritto alla salute. È stata una disposizione necessaria, invece, affermato ieri mattina nel corso di una breve conversazione telefonica. Il direttore sanitario Barillaro, infatti, ha evidenziato che la disposizione è stata dovuta all'improvvisa esplosione di alcuni casi di Covid-19 nel reparto di cardiologia, che hanno visto coinvolti non solo alcuni pazienti, ma anche alcuni operatori sanitari in servizio. Per preservare i pazienti ricoverati e anche gli operatori del reparto, ha evidenziato Barillaro, ho disposto, come previsto dal protocollo ministeriale, il trasferimento dei pazienti in altri ambienti per poter effettuare la sanificazione del reparto e la successiva pulizia dei locali. Il direttore sanitario dell'ospedale ha anche spiegato che, poiché sono venuti a mancare due dirigenti medici dei 6 in organico, uno andato in pensione e un secondo perché malato, ho predisposto con decorrenza da oggi la riduzione dei posti letto, portandoli dai 16 che erano a 4, e disponendo che venissero distribuiti due in UTIC e due in cardiologia. Da oggi, continua il direttore sanitario, nell'unità complessa di cardiologia riprenderanno i ricoveri.